2005, le prime vinte da Vendola, durante le elezioni regionali del 2010 con la riconferma del presidente Nichi Vendola, il video trasmesso durante la campagna elettorale del sindaco Marcello Risi nel 2011 e la videolettera cosiddetta trasmessa in piazza Salandra poco più di 2 anni fa, con cui il presidente Vendola lancia la candidatura di Marcello Risi e fa delle promesse alla cittadinanza. Ascoltiamole insieme, grazie. L'ennesima struttura inaugurata dalle massime autorità. In 5 anni abbiamo portato la nostra regione all'avanguardia in Europa. Adesso, perché cambiare? La vita. Perfetto. Che è successo? No. E vabbè, però, avete un comprato. E quanta volta? Oh, quanta volta? Il nostro compito di aiutare, anche quando siamo politici, è educare le giovani generazioni al culto della bellezza, alla custodia della bellezza. E la bellezza non sono le giovani prostitute che vengono dall'Albania, signor Presidente del Consiglio, soldare, bisogna avere rispetto di povere donne. Che c'è?
Cari concittadini, ci ritroviamo ancora una volta, l'ennesima, ad urlare tutto il nostro disprezzo contro chi ci ha chiuso l'ospedale. Ci troviamo ancora una volta a chiedere un livello di assistenza accettabile di una popolazione così numerosa come quella del comune di Nardò e dei tanti, e a quanto pare sempre più numerosi, turisti che la frequentano. Ci ritroviamo ancora una volta a chiedere, e lo voglio urlare, l'apertura dell'ospedale San Giuseppe San Biasi! Ci ritroviamo ancora una volta a chiedere l'apertura dell'ospedale San Giuseppe San Biasi per tutelare e rispettare il frutto della solidarietà, dell'accoglienza, dell'intelligenza, del cuore e della bontà d'animo di una famiglia eredina, la famiglia San Biasi. Una cosa sia subito molto chiara, diciamo con estrema determinazione che non è indifferente essere qui questa sera oppure non esserci, aver preso parte oppure no a questa manifestazione. Lo dico ovviamente soprattutto ai cittadini di Nardò. Non è un esercizio politico aver abbandonato tutte le nostre attività, il lavoro, la casa, la famiglia, gli hobby, e aver scelto di stare da una parte ben precisa. Non è capriccio mio o di qualcun altro. Non è un tributo di simpatia o di amicizia verso questo o quel personaggio. Soprattutto non è troppo tardi per esprimere le proprie ragioni sull'ospedale e chiedere che vengano rispettate le necessità di tutela della salute di tanta gente. In questi ultimi giorni in tanti hanno provato a far passare tutti i messaggi possibili contro questa iniziativa, hanno propagandato verità inesistenti, ma ora basta, è arrivato il momento di dire la nostra. E cominciamo con lo specificare dunque che un conto è stare qui e un conto è non starci. Evidentemente chi ha scelto di venire ritiene giusto manifestare tutto il dissenso possibile nei confronti di scelte drammaticamente penalizzanti per la nostra città. Chi ha scelto di venire a questa manifestazione è convinto che c'è ancora il tempo e il modo di salvare qualcosa, di scongiurare la cancellazione del glorioso San Biasi, di mettere in discussione lo scellerato protocollo di riconversione del nostro ospedale in poliambulatorio. Chi ha scelto di venire a questa manifestazione non ha misurato nessun interesse politico personale, ma solo per reclamare il suo sacro santo diritto alla salute. Pure a te. Chi ha scelto di venire infatti ha solo a cuore la salute dei propri familiari, dei propri bambini, dei propri anziani. Altrettanto evidentemente chi ha scelto di non venire non ritiene importante difendere l'ospedale. Chi ha scelto di non venire ha fatto un calcolo politico, ha fatto una scelta di amicizia, forse verso il presidente della regione Puglia Nidi Vendola, oppure verso il sindaco di Nardò Marcello Risi. Chi ha scelto di non venire si è fatto prendere in giro ancora una volta. Deve essere chiaro a tutti che la questione dell'ospedale di Nardò non è la questione di Mino Frasca, del centrodestra di Mico Pallino, è la questione di tutti i nardini. Anzi, non solo loro, visto che il bacino di utenza del San Biasi, come è noto, è ben più grande di quello relativo alla città di Nardò e comprende anche le genti dei comuni vicini. Deve essere chiaro a tutti che la decisione sulla chiusura dell'ospedale di Nardò deve essere cambiata. Costi quel che costi, senza se e senza ma. E noi ci batteremo senza sosta per correggere questa situazione che ci danneggia, oltre ogni umana sopportazione, e perché vogliamo vivere in una città che offre certezze e sicurezze e non chiusure e discariche.
ma non siamo ingenui, non cadiamo dalle nuvole e soprattutto non vendiamo fumo. Conosciamo l'esigenza di razionalizzare la spesa della sanità in Puglia come altrove, ma non abbiamo mai capito, o forse è meglio dire che non ci hanno mai spiegato compiutamente e veramente il senso delle scelte fatte. Come dimostrano gli studi dei comitati cittadini che si sono battuti, si battono e sono impegnati sul fronte dell'ospedale. Le scelte fatte sono state decise dalla Regione e dall'ASL sulla base di criteri sconosciuti, irrazionali, contrari alle norme e soprattutto non condivise con la popolazione. Alla faccia di ogni azione democratica di compartecipazione alla gestione pubblica. Riteniamo che Nardò abbia subito una penalizzazione ingiustificata. Cari meredini, devo purtroppo dirvi che siamo stati traditi. Siamo stati raggirati e purtroppo continuano a farlo con la complicità di alcuni nostri concittadini. Siamo stati venduti dagli amici in cui avevamo riposto la fiducia. Prima da Di Vendola, un uomo senza coraggio. Un uomo che ha avuto la faccia tosta di fare campagna elettorale in questa città soltanto mandando un video messaggio. Una vergogna, sia per la modalità scelta, sia per i contenuti. Non ha avuto il coraggio, non solo di dirci la verità, cioè che avrebbe chiuso l'ospedale, ma nemmeno una bugia, perché di quello si è trattato. E poi Marcello Lisi, l'unico sindaco di Puglia che non ha difeso l'ospedale della propria città. L'unico! Abbiamo visto sindaci protestare platealmente, alzare la voce in ogni sede, fare la spola con Bari, compromettere equilibri politici all'interno della sinistra, incatenarsi. Il nostro invece si è venduto l'ospedale, perché per lui gli equilibri politici vengono prima di ogni altra cosa, oppure perché c'è un gioco delle parti con Vendola. Perché ha deciso che la nostra città deve essere terra di conquista. Anche Lisi nella campagna elettorale per le comunali confezionò uno spot fantasioso in cui annunciò che avrebbe difeso lui l'ospedale, che Nardò non può restare senza il suo ospedale, che la città, che la salute dei cittadini è al primo posto. Certo, nel frattempo ha cambiato idea, oppure ha tolto la maschera dietro alla quale c'è uno che non ha la minima considerazione della sua città e degli interessi dei suoi concittadini. Di nessun interesse, tranne il proprio naturalmente. E come se non bastasse, ancora oggi parla con toni da propaganda e offendendo il buon senso e l'intelligenza di tutti noi. Marcello Lisi non avrà mai la coscienza a posto su questa delicatissima storia. Basti pensare che la mobilitazione istituzionale, politica e popolare che c'è stata a Gallipoli negli ultimi mesi, qualche piccolo risultato lo ha già prodotto, come ad esempio la riapertura di rianimazione con 4 posti letto. Il significato di tale risultato ha una grande portata, e cioè che non c'è niente di immodificabile. Ciò significa anche che siamo ancora in tempo a riprenderci tutti i nostri diritti, ma ad una condizione: come a Gallipoli, la lotta deve essere portata avanti da tutti. Infatti a Gallipoli il fronte è stato e continua ad essere comune, senza distinzioni e colori politici, con il sindaco e con l'opposizione, con il centrodestra e con il centrosinistra. A Nardò invece siamo divisi, senza il sindaco e i suoi fedeli soldatini, senza arte e né parte, e soprattutto senza orgoglio
loro di essere eredivi. Nemmeno Nichi Vendola avrà la coscienza a posto sui destini del nostro ospedale e su quello di tantissime altre città della nostra regione. Il suo progetto sulla sanità e sulla Puglia migliore è miseramente fallito da tempo. Per chi si fa ancora illusioni, la riconversione del Sambiasi è un modo per camuffare la sua sostanziale cancellazione. Barattare l'ospedale con un poliambulatorio e forse chissà con qualcosa altro non ci può lasciare indifferenti. Ho letto ieri mattina che si dice che l'amministrazione comunale ha scelto di rimboccarsi le maniche e parlare con i fatti. Già, 2 anni e mezzo dopo l'insediamento. Complimenti, sindaco! Dice ancora che ora è il momento di fare le cose, ora è il momento di parlare di fatti, ora è il momento di agire. Ma cosa hai fatto sino a fine, fino a questo momento? Un sussulto di verità, finalmente. La confessione limpida come l'acqua, che sino a questo momento non hanno combinato assolutamente nulla, tranne litigare e inseguire i probabili assetti politici. Spero parta da questa sera un messaggio chiaro. Nardò non vuole questa farsa di poliambulatorio. Nardò vuole servizi reali. Nardò vuole garanzie sul bene più importante che c'è, che è la salute. Questa manifestazione di piazza è solo l'inizio. Presto affiancheremo nuove e clamorose iniziative nelle sedi opportune, perché noi ci mettiamo sempre la faccia, noi ci rimbocchiamo le maniche per davvero, non a parole. Ancora oggi soloni, scienziati e poveri diavoli, ancora rimangono solo storie passate, dimenticano cosa sono e cosa hanno fatto per Nardò, dimenticano di come lo hanno ridotto. Ancora oggi sento ripetere la cantinella che lo smantellamento del Sambiasi lo ha inaugurato Raffaele Fitto. Io non capisco come non ci si accorga che dal 2005, cioè da 8 anni, la regione Puglia è governata dal centro-sinistra e dal filosofo Nichi Vendola, che quelle elezioni le vinse proprio giocandosi la partita della sanità, dicendo ai deretini che avrebbe riaperto l'ostetricia e ginecologia e che le scelte di Raffaele Fitto erano state tutte sbagliate. Eppure dopo 8 anni siamo qui a non chiedere ancora ostetricia e ginecologia, ma a reclamare tutto il nostro ospedale, tutto quanto. Bugiardo Vendola, bugiardo Risi, bugiardi e senza dignità. Vendola, Risi, abbiate il coraggio di spiegare le scelte. Mettetevi in gioco per rispetto della verità e della dignità delle persone e degli eredini. Smettetela con le poesie e pensate alla gente. Pensate alla gente che soffre. Già, perché forse non ve ne rendete conto, ma stiamo parlando di dare una speranza alle persone più indifese, quelle che soffrono. O non sapete che cosa significa? Sapete cosa vuol dire dare una speranza a chi è colpito da un infarto? Sapete cosa vuol dire avere un luogo dove affrontare i primi momenti delle difficoltà di salute? Non è certo di un luogo in cui si curano la cataratta e le emorroidi che abbiamo bisogno, certo anche di questo, ma la domanda che vi poniamo è un'altra. Noi vogliamo un luogo che noi chiamiamo ospedale San Giuseppe Sambiasi di Nardò. Dove correre per salvare i nostri vecchi e dove soccorrere con urgenza e competenza chi si ammala o ha problema di salute. Signor Risi, signor Vendola,
Avete fatto mai una corsa verso un ospedale con qualcuno accanto che si lamenta e che lotta per la sua vita? Avete mai guardato negli occhi una partoriente? Avete mai guardato negli occhi una persona sofferente? Mi sa di no, provateci. Ma avete mai chiesto alle persone che vi stanno accanto, a vostra moglie, ai nonni, ai vostri figli, agli amici, che cosa vogliono e che cosa intendono quando parlano di salute? Provate a chiedere, provate a parlarci. Capirete perché tutti diciamo che la salute è il bene che viene prima di tutto. Capirete perché tutti noi, tutta Nardò vuole il suo ospedale. Capirete perché lottiamo per il nostro ospedale. Noi siamo qui. Noi siamo qui e lotteremo. Lotteremo fin quando non otterremo la riapertura dell'ospedale San Giuseppe San Biagio di Nardò. Signor Sindaco, getti la maschera! E per una volta sii il primo dei cittadini di Nardò! Unisci Nardò! Le sue speranze, le sue aspettative, la sua voglia di essere nuovamente centro di vita! Questa sera, ancora una volta, vogliamo essere propositivi. Vogliamo, come sempre, essere parte attiva. Ti proponiamo di convocare subito, il prima possibile, tutti, maggioranza, opposizione, destra, sinistra, comitati, esperti, tutti, insomma, tutto Nardò. Spiega a tutti che cosa significa il protocollo che hai firmato. Spiega a tutti come tuteli la salute dei tuoi concittadini. Spiega a tutti se nel protocollo c'è un servizio di pronto soccorso. Spiega a tutti quali sono i servizi dell'ospedale di Nardò che erogherai ai tuoi concittadini. Spiega a tutti quali sono gli impegni assunti dalla Regione, dall'ASL e da chi ha firmato il protocollo. Spiega a tutti quali sono i tempi di realizzazione del protocollo e soprattutto spiega a tutti se l'ospedale di Nardò sarà ancora al presidio della sicurezza e alla tutela della salute di Nardò. E qualora nulla ciò sarà previsto o sarà solo fumo, abbi il coraggio di dire la verità e di guidare questa città, questa gente verso un obiettivo primario del nostro bene comune, la tutela della salute. Assumi e guida ogni forma di lotta e di protesta perché Nardò e la sua gente possa tornare ad essere tutelata. Noi saremo qui per la tutela della salute, per l'ospedale San Giuseppe San Biagio e per Nardò. Grazie. Buonasera, buonasera a tutti voi. Voglio ringraziare tutti gli amici accorsi qui quest'oggi, i cittadini naturalmente, ma anche tutti coloro che hanno un incarico pubblico a vario livello. Quando gli amici dell'opposizione mi hanno proposto di organizzare questa manifestazione, ho accolto la proposta con entusiasmo. Non dimentico naturalmente, e per onestà intellettuale, i momenti di contrasto con gli amici del PDL sul differente modo di fare opposizione piuttosto che su una diversa visione della società, ma ritengo che questa manifestazione vada nell'interesse della città e debba superare anche questi steccati. Ritengo infatti che questa città, la seconda della provincia dopo Lecce, abbia abdicato da tempo al proprio ruolo, si sia imbolsita, sia incapace di indignarsi, protestare, scendere in piazza, dire anche soltanto la propria. Ebbene amici, la vostra presenza qui quest'oggi segna l'inizio, mi auguro, di una nuova era per Nardò, un'epoca in cui la maggioranza silenziosa scende finalmente in piazza per dire la propria. Un momento in cui la nostra gente ha il coraggio di arrabbiarsi coi propri rappresentanti e riesce a far cambiare loro idea col coraggio delle proprie ragioni.
Troppo a lungo, amici miei, siamo rimasti in silenzio. Troppo spesso abbiamo subito senza fiatare e batter ciglio. E cos'è la democrazia, amici miei, se non partecipazione? A dire il vero, con cadenza piuttosto regolare, sul tema ospedale, anche in questa città si è scesi in piazza per mettere in atto proteste a cui non sono però seguite azioni istituzionali concrete ed adeguate. È mancata, amici miei, a questa città una classe dirigente in grado di far valere le ragioni della nostra terra. Per 60 anni la partitocrazia si è spartita la torta, anche in materia sanitaria, aprendo reparti, ampliando e riducendo in base alle esigenze dei fedelissimi. Il nostro ospedale è stato trasformato in un postificio, piegando la salute alle necessità dei potenti di turno. Ho ascoltato in queste ore tanti amici che si erano già arresi, che dicevano: ormai è tutto deciso, non c'è più nulla da fare. Ebbene, voglio ricordare cosa è successo in queste ore a Gallipoli. Dopo le proteste dei mesi scorsi, nel centro ionico è stata decisa dalla Regione Puglia la riapertura del reparto di rianimazione. Protestare quindi, amici miei, serve! Purché lo si faccia con convinzione e si sappia cosa chiedere. Nulla è deciso per sempre, tutto può essere modificato, basta che ci sia la volontà politica di farlo. L'intreccio tra politica ed ospedale, dicevamo, ha radici storiche profondissime che affondano nel cuore della Prima Repubblica. Ma questa sera ci accontentiamo di raccontare, o almeno io mi accontento di raccontare, gli ultimi 13 anni di politica sanitaria in Puglia e dei suoi effetti nefasti su Nardò. Ho ancora negli occhi, seppur giovanissimo, 29 anni, la campagna elettorale del centro-sinistra del primo Vendola nel 2005, una campagna impostata più sul cuore che sulla ragione, una campagna in cui ogni morto in ospedale era colpa di Fitto. Il piano di riordino Fitto palese aveva causato numerosi malcontenti, soprattutto a Nardò. La chiusura del reparto di ostetricia, un fiore all'occhiello per la realtà neretina, aveva causato vibranti e, a mio avviso, sacrosante proteste. Proteste che sfociarono nel corso di quel famoso consiglio comunale monotematico, chi ha qualche anno in più se lo ricorderà, in gesti molto duri nei confronti dell'ex presidente Fitto. Gesti e atteggiamenti di rabbia, magari eccessivi, ma sacrosanti, nei confronti di una classe dirigente talvolta troppo ragionieristica che ha regalato la Regione Puglia coi suoi errori e coi nostri errori nelle mani di un poeta senza arte né parte. È infatti vero che la poesia in politica non serve, ma la politica deve saper parlare al cuore della gente. La coraggiosa presenza a Nardò del presidente Fitto in quel 2004 fu un tentativo esemplare d'ascolto e dialogo con le popolazioni locali. Peccato che lo si sia fatto a piano approvato. Va però dato atto al ministro Fitto di aver marcato una differenza abissale rispetto alla sinistra del confronto, naturalmente si fa per dire, presieduta da Vendola, che a Nardò da allora non ha più avuto il coraggio di tornare se non per seratine glamour. Il piano di Fitto, seppur a mio avviso sbagliato, aveva una sua ratio di fondo ed una idea di sanità, un'idea che, almeno a Nardò, non si è stati in grado di comunicare, un'idea che non abbiamo avuto il coraggio di cambiare, integrandola con i suggerimenti della popolazione locale, di tutti voi. Detto ciò, per onestà intellettuale, passo al campo dei signori che oggi governano Nardò e la Regione Puglia. Deve restare scolpita nella testa di ognuno di voi quella serata del maggio 2011, sono passati poco più di 2 anni, in cui a Piazza Salandra fu proiettato un video del presidente Vendola, l'abbiamo visto prima. Con quel video il profeta di Berlizzi faceva il suo endorsement per il candidato sindaco Risi. A seguito il candidato sindaco Risi, il candidato neretino di Sel,
tesseva le lodi del presidente e ricordava che quello stesso aveva un rapporto personale che gli consentiva di fare pressioni che portassero alla riapertura del San Giuseppe San Biagio. O come dimenticare quello spot elettorale della coalizione di Risi dove gli oggetti all'interno dell'ospedale scomparivano e la voce fuori campo affermava con sicumera: Nardò, il secondo centro della provincia dopo Lecce, non può restare senza il proprio ospedale. Peccato che sia successo esattamente il contrario, con strette di mano a favore di Flash tra Vendola e il sindaco, quel Risi traditore della città. Ebbene, la realtà è sotto i nostri occhi. Il San Giuseppe San Biagi non solo non è stato riaperto, ma ogni reparto, nessuno escluso, è stato chiuso. Come chiuso è stato anche il nostro importantissimo, essenziale direi, pronto soccorso. Il nostro nosocomio è stato ridotto ad un misero poliambulatorio di terzo livello. E qui veniamo alla propaganda di queste ore. Un sindaco che ha il coraggio di pubblicizzare come un successo la svendita del suo territorio. Cos'è infatti un poliambulatorio di terzo livello? Ce l'hanno chiesto in tanti in questi giorni. Ebbene, ve lo spiego io. È un centro in cui verranno trasferiti tutti gli uffici situati presso la 167 e in cui si potranno effettuare interventi di cataratta, tunnel carpale e dulcis in fundo emorroidi. 80 interventi al giorno, evidentemente è al corrente di una imminente epidemia di emorroidi a Nardò. Un sindaco che svende la propria città col sorriso sulle labbra, stringendo la mano al nostro carnefice, non è il mio sindaco. Non può essere il sindaco di una grande città come Nardò. Questa è una vera e propria resa. Un primo cittadino che si arrende senza neppure combattere ha tradito, prima che i suoi elettori, tutta la comunità. E lui, glielo ricordo, ha in tasca una tessera, quella del PD, che non gli consente di parlare di centro-sinistra regionale come di un corpo estraneo, essendo egli stesso un esponente ed essendo stato eletto col supporto determinante di Sinistra, Ecologia e Libertà. Ma ve lo siete chiesto, perché tanta prostrazione davanti al potente Vendola? Beh, a parer mio è facile dirlo. Dopo i litigi dei mesi scorsi con i tellerini neretini sul caso migranti, era necessario, anzi direi essenziale per lui, recuperare i rapporti con Vendola. Lo ha fatto svendendo il nostro ospedale e magari riconvertendolo, come auspicato dall'assessore Elena Gentile, a ospedale per migranti. Come se la sanità potesse e dovesse essere garantita solo ad alcuni. Come se il giuramento di Ippocrate non esistesse. E non dimentichiamo che l'assessore Gentile è dello stesso partito di Risi, il Partito Democratico. Un Risi imbarazzante, io ero presente, che mentre la Gentile proponeva di realizzare un nosocomio solo per migranti nel corso di un pubblico incontro nel chiostro dei Carmelitani, era luglio, zittiva le lamentele dei nostri concittadini anziché zittire le baggianate pronunciate dal suo assessore regionale. E per questo, amici, che oggi da qui faccio appello a tutti quei neretini che in buona fede hanno votato per Vendola, e sono in tanti, ritenendo un'alternativa credibile agli errori del centrodestra, o che hanno votato per Risi credendo alle sue promesse e ritenendo che il suo rapporto personale con Vendola potesse aiutare la nostra città. Ebbene, scendete anche voi in piazza, non tutto è perduto, fissiamo degli obiettivi essenziali e raggiungibili e perseguiamoli anche con l'aiuto dei nostri amici. Ne abbiamo qui una folta rappresentanza che siedono in regione tra i banchi dell'opposizione. Un pronto soccorso efficiente in grado di stabilizzare qualsiasi situazione che gli si presenti, affiancato da un efficiente reparto di medicina d'urgenza, mezzi di collegamento coi centri vicini per garantire ai nostri anziani, ne conosco tanti, senza mezzi di locomozione, un trade union con i nosocomi di Copertino, Lecce e Galatina,
un centro per la natalità che consenta ai neretini di tornare a nascere a Nardò. L'ospedale, cari concittadini, è di tutti e non può essere utilizzato per placare le esigenze lavorative di personaggi politicizzati, con tessera di partito o magari essi stessi direttamente impegnati in politica. Basta con le consulenze da 50.000 euro annui agli amici e agli amici degli amici. Amici miei, meno centri di fecondazione assistita per pochi, più ospedali per tutti. La sanità è un diritto di tutti, dovrebbero saperlo bene i compagni di SEL che continuano a sciacquarsi la bocca parlando di sanità pubblica alle TV nazionali, salvo poi privatizzare tutto ciò che è privatizzabile in Puglia. Non è possibile garantire il diritto alla cura solo ai più ricchi, con costosissime visite private, in studi medici specialistici, con professionisti spesso dediti all'evasione fiscale. Più legalità, più diritti, più welfare. Nessuno nella Nardò e nella Puglia dei miei sogni può avere timore per la salute dei propri padri e per quella dei propri figli. Grazie. Per questa attenzione, l'impegno, la determinazione rivolta verso il problema sanità. E soprattutto ringrazio tutti i presenti che con la loro presenza qui hanno voluto testimoniare l'attenzione per un problema che rimane irrisolto. Vedete, noi richiamiamo alla verità. La verità è che il centrosinistra, Vendola, ha vinto le elezioni del 2005 perché parlava di abolizione dei ticket, perché parlava di riduzione delle liste di attesa, perché parlava di riapertura dei reparti. Quello di Nardò, quello di ginecologia, così come hanno ricordato Pippi e Mino, era uno degli obiettivi della sua campagna elettorale ed era una delega che lui ha ricevuto dai cittadini di Nardò per realizzare quell'obiettivo. Allora noi vogliamo ricordare a tutti voi che ancora una volta siete stati presi in giro e siamo stati presi in giro. Questo è il punto di partenza di una riscossa, di un'attenzione particolare che noi dobbiamo porre nei confronti del nostro territorio, perché questo è un cliché che si è ripetuto per la sanità, si è ripetuto per la tutela e la salvaguardia del nostro territorio. Basta guardare agli impianti fotovoltaici che ci sono in questo territorio, si è ripetuto per quel che riguarda gli aspetti che interessano il mondo dei rifiuti. Qui lo diceva Mino qualche giorno fa, c'è ancora una discarica aperta, c'è ancora una discarica in cui non è stata avviata la fase di post-gestione e quindi non sappiamo che cosa sta producendo quella discarica. Allora ecco, questo è necessario fare. Io ringrazio gli amici del centrodestra, del PDL, che con grande impegno, con grande determinazione, con grande competenza esortano il sindaco, lo invitano a far venire qui il presidente della regione a spiegare le scelte, a ricordare quelli che sono stati i suoi impegni che non sono stati mantenuti, a dire perché ha promesso la riapertura di un reparto e oggi ha sancito con un protocollo d'intesa che non ha alcun senso, alcun valore, la morte dell'ospedale San Biasi di Nardò. Su questo vogliamo riprendere un dialogo che deve servire a capire sino a che punto questo territorio può e questa città possono riacquisire una dignità, la dignità che merita il primo centro della provincia dopo la città capoluogo. È un confronto
verso il quale che noi chiediamo, sfidando il Presidente della Regione, sfidando il Sindaco a venire qui e a dire ai propri cittadini, a spiegare, a motivare quelle che sono le ragioni della scelta in funzione degli impegni presi nel 2005. È un'amministrazione regionale che in 8 anni ha cambiato 4 assessori alla sanità. Questo per chiarire e dimostrare come non c'è un progetto, non c'è una prospettiva, non c'è la capacità di interpretare il bisogno di un territorio che ha anche bisogno occupazionale, perché perdere un presidio ospedaliero significa perdere posti di lavoro, perdere opportunità occupazionali per i cittadini di Nardò e non solo. Su questi temi vorremmo poterci confrontare con Vendola, con Risi, con il centro-sinistra, per poter spiegare le nostre ragioni, richiamare i loro impegni e fare di sintesi di ciò che è avvenuto sino ad oggi. Ecco, con questo auspicio, con questo messaggio, con questa disponibilità, ancora una volta dimostrata da Mino, da Pippi, dagli amici di Nardò, che è una disponibilità al confronto e alla realizzazione di obiettivi chiari, netti, immediati per questa città. Io ringrazio a nome di tutti gli amici che sono qui per la presenza e invito tutti voi ad essere alfieri degli interessi di questa città, che da questa sera devono essere veicolati da chi qui è stato, ha ascoltato le nostre ragioni, il nostro richiamo alla riflessione e all'attenzione, perché a questa città va ridata dignità e vanno ridati progetti reali e concreti per le generazioni attuali e quelle future. Grazie. Grazie a tutti. Sicuramente sarete chiamati nei prossimi giorni, perché noi questa battaglia continueremo a portarla fino in fondo. Grazie.